Salve a tutti ragazzi, io sono Darius e benvenuti in questo nuovissimo video di unboxing. Oggi andrò ad unboxare per voi la Collector Edition di Assassin's Creed The Ezio Collection. In verità io mi aspettavo che mi arrivasse domani, visto che l'uscita ufficiale del gioco è prevista per il 17 novembre. Ma meglio così, così vi porterò il video un giorno prima. Allora, parliamo un po' di questa saga di Assassin's Creed. Allora, è una delle saghe videoludiche più conosciute, che si è fatta storia soprattutto nella scorsa generazione. Questa Collector Edition, oltre al disco di gioco che vediamo qui, che comprende i tre capitoli principali con protagonista Ezio Auditore. Questo gioco comprende, cioè questo disco comprende il gioco di Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelation con tutti i relativi DLC usciti, scusate. E poi abbiamo il box con tutta la collection. Andiamo a vedere da vicino cosa comprende questo scatolone. Molto bene, quindi andiamo ad aprire questo fantastico box. Allora, prendiamo il coltellino. È l'unico scotch che c'è, sembrerebbe di sì, quindi partiamo. Allora, soprattutto ci appare la colonna sonora del gioco. Come potete vedere c'è scritto Assassin's Creed Ezio Collection Soundtrack. Apriamola. Possibilmente non vorrei fare danni. Facciamo, sì, ce la facciamo, dai. Ok. E ci sono ben due CD con contenente 20 tracce ognuna. Il CD numero 1, e poi abbiamo il CD numero 2. Eccolo qua. Perfetto. Poi cos'altro abbiamo? Questo. Con questa carta da lettera davvero carina. Oh, abbiamo anche delle postcards. Davvero molto belle. Ah, questa è fighissima. Questa è veramente molto bella. Ok, mettiamo da parte anche queste. Cos'altro abbiamo? E abbiamo il pezzo forte. Proviamo sempre senza far danni, grazie. E abbiamo il busto di Ezio Auditore con l'armatura nera. Scartiamo. Ed eccola qui in tutto il suo splendore, davvero ben fatta. La mostro meglio. I dettagli sono davvero ben realizzati, come potete vedere.
Ok ragazzi, il video si conclude qui, spero che questo velocissimo unboxing vi sia piaciuto, anche perché non c'è molto da dire riguardante questa Collector Edition, come vi ho fatto vedere già quasi tutto. Stiamo parlando comunque di tre giochi usciti, come ho detto, nella precedente generazione. Se siete fan della saga e volete rigiocare questi tre splendidi capitoli sulle console di nuova generazione, io vi consiglio di farlo perché è una delle saghe videoludiche più belle e mai realizzate. Se invece non avete mai giocato a questi titoli, io vi consiglio vivamente di acquistarli. Bene ragazzi, il video si conclude qui, quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi tre capitoli. Se il video vi è piaciuto lascetevi un bel pollice in su e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!